Si è svolto questa mattina presso il centro di San Luca il nono congresso città di Battipaglia dal titolo Violazione di domicilio e legittima difesa, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno e la Camera Penale Salernitana. Sì, indubbiamente è un tema assolutamente attuale. Sono ricorrenti gli episodi delinquenziali dai quali poi scaturisce una reazione magari della persona aggredita. L'ultimo, questo qui del gommista di Monte San Savino, credo, ma già in precedenza abbiamo assistito a tanti eventi nefasti di questo genere e non sempre, diciamo, ci sono state delle decisioni finali da parte della giustizia che hanno in qualche modo tutelato per bene e per intero quelli che sono gli interessi dell'aggressore. La risposta concreta alla fine è arrivata già dalla magistratura con l'ultima sentenza, di qualche mese fa, la sentenza, mi riferisco alla sentenza Birolo, che in un certo senso ha riconosciuto la non punibilità dell'aggressore che aveva sparato per difendere sé e la sua famiglia da un male ingiusto, qual era quello dell'intrusione di alcuni rapinatori che avevano prima sfondato la vetrina del suo negozio di gioielleria e poi stavano per salire al piano di sopra dove lui dormiva con la moglie e con la figlia. Il legislatore ci sta provando anche con queste nuove riforme, ma la giurisprudenza c'era arrivata un pochettino prima. In un'Italia in cui molto spesso le riforme rispondono alla pancia del paese, non alla riflessione, credo che questo tipo di incontri siano forieri di dibattiti che possono essere prodromici alla realizzazione di momenti significativi. Perché la verità qual è? Al di là e al netto di un incontro importantissimo del quale dobbiamo essere grati a Leonardo Mastia, non è un problema solo più di legittima difesa o meno, è un problema di modifica di un sistema che va sempre più nella direzione dello spot elettorale e non di affrontare seriamente i problemi quotidiani. Ci sono anche molti alunni presenti e a loro forse va il messaggio di dare pene certe e sicure. Lo Stato non deve essere il participio passato del verbo essere, ma deve essere presenza a favore dei cittadini. Bisogna rinnovare l'educazione civica, la capacità di confrontarsi con i giovani perché il futuro appartiene a loro. Ma questo non deve essere una vuota formula, deve essere fatto di sostanza. E la sostanza passa attraverso delle indicazioni chiare e precise. Ripeto, questi incontri debbono essere forieri del miglioramento delle menti del nostro Paese che tra troppo tempo, perlomeno a livello apicale, risultano un po' dormienti e inadeguate. È un tema attualissimo, lo vediamo anche dalle recenti vicende che si sono verificate. Penso che le norme già ci siano, che non ci sia bisogno di altre norme. Questa che è attualmente all'esame del Parlamento è una riforma sostanzialmente inutile che non risolve il problema. Io credo, ed è il pericolo, sa qual è di questa riforma? Che si può pensare che ogni cittadino deve essere armato e questo non va bene. Perché è lo Stato che deve garantire la sicurezza e non possiamo noi cittadini pensare che ci si possa fare giustizia da soli. Certo, c'è il problema della sicurezza, ma è lo Stato che deve garantire la sicurezza dei cittadini.